Capitolo 25. All'interno del 217. Una settimana e mezzo più tardi, una sessantina di centimetri di neve, bianca e cristallina e uniforme, copriva il parco e i terreni che circondavano l'Overlook. Lo zoo di verzura era affondato sino all'altezza dei fianchi. Il coniglio, congelato sulle zampe posteriori, pareva ergersi da un bianco stagno. Qua e là la neve si era accumulata, raggiungendo l'altezza di un metro e mezzo e più. Il vento continuava a mutare la forma dei cumuli, scolpendoli in forme sinuose, simili a dune. Per due volte Jack si era trascinato goffamente sulle racchette fino al capanno degli attrezzi a recuperare il badile per spazzare il porticato. La terza volta si era stretto nelle spalle, limitandosi a sgombrare un sentiero attraverso il mucchio torreggiante che si ergeva contro la porta e aveva lasciato che Danny si divertisse slittando sui due lati del passaggio. Ma i mucchi più vistosi si erano accumulati contro l'ala ovest dell'Overlook. Alcuni raggiungevano un'altezza di 6 metri, ma al di là il terreno appariva denudato dal vento che non smetteva di soffiare e rivelava la presenza dell'erba. Le finestre del primo piano erano completamente nascoste e la vista che si godeva dalla sala da pranzo e che Jack aveva tanto ammirato il giorno della chiusura dell'albergo adesso non era più eccitante di uno schermo cinematografico nudo. Da 8 giorni ormai il telefono era fuori uso e la ricetrasmittente da radioamatore nell'ufficio di Ullman rappresentava ormai l'unico strumento di cui disponevano per comunicare col mondo esterno. Ormai nevicava ogni giorno, talvolta erano solo brevi spruzzi che impolveravano la crosta scintillante, talvolta invece nevicava con grande intensità e il basso sibilo del vento saliva fino ad assumere il tono stridulo di un grido femminile che faceva vibrare e gemere perniciosamente il vecchio albergo nella sua profonda culla di neve. La temperatura notturna non superava i 10 gradi sotto zero e sebbene accadesse che il termometro appeso accanto all'ingresso di servizio della cucina toccasse di primo pomeriggio i 3 gradi sotto zero, la lama tagliente del vento sconsigliava di uscire all'aperto senza indossare un passamontagna. Però nelle giornate di sole uscivano tutti e tre, infagottati in maglioni e giacconi e con le muffole sopra i guanti. Il desiderio di uscire era quasi una coercizione. L'albergo era circondato dalle tracce parallele dei pattini dello slittino di Danny. Le varianti erano pressoché infinite. Danny sullo slittino, trainato dai genitori, papà a cavalcioni della slitta che rideva, mentre Wendy e Danny si sforzavano di trainarlo. Riuscivano a stento a trascinarlo sulla crosta ghiacciata, decisamente impossibile farlo se era coperta da uno strato farinoso. Danny e mamma sulla slitta, Wendy sulla slitta da sola, mentre i due uomini della famiglia trainavano, sbuffando nuvolette bianche di vapore come cavalli da tiro, fingendo che fosse più pesante di quanto fosse in realtà. Ridevano moltissimo durante quelle escursioni in slitta attorno alla casa, ma la voce ululante e impersonale del vento, così immensa e falsamente sincera, faceva suonare stridule e forzate le loro risa. Avevano visto le peste di un caribù nella neve e una volta addirittura il caribù, anzi un gruppo di 5 immobili nella neve sotto la recinzione di sicurezza. Si erano contesi il binocolo Zeiss Icon di Jack per osservarli meglio e il guardarli aveva comunicato a Wendy una strana sensazione di irrealtà. Gli animali erano affondati con le zampe nella neve che copriva la carrozzabile e a Wendy venne fatto di pensare che tra quel momento e il disgelo primaverile la strada apparteneva ai caribù più di quanto appartenesse a loro. Ora le cose che gli uomini avevano costruite lassù erano del tutto neutralizzate e Wendy era convinta che i caribù se ne rendessero conto. Aveva posato il binocolo e aveva detto qualcosa a proposito della necessità di andare a preparare il pranzo. E poi in cucina aveva fatto un pianterello nel tentativo di sbarazzarsi di quella terribile sensazione contenuta che a volte le piombava addosso come una grossa mano che le premesse sul cuore. Pensava ai caribù, pensava alle vespe che Jack aveva messo fuori sulla piattaforma davanti all'ingresso di servizio, sotto la pirofila, a congelarsi. Nel capanno degli attrezzi appesi a vari chiodi c'era tutta una serie di racchette da neve e Jack ne aveva trovato un paio per ciascuno di loro, anche se quelle destinate a Danny erano un tantino troppo grandi. Jack se la cavava bene con le racchette, ci aveva fatto in fretta l'abitudine. A Wendy non piacevano granché, bastava un quarto d'ora di calpestio con i piedi infilati in quella specie di pagaie fuori misura perché le gambe e le caviglie le dolessero da far impazzire. Ma Danny era come affascinato e si dava un gran da fare per imparare a usarle con destrezza.
Gli capitava ancora di cadere spesso, ma Jack era compiaciuto dei suoi progressi. Diceva che entro febbraio Danny sarebbe riuscito a descrivere dei cerchi attorno a loro due. Quel giorno il cielo era coperto e a mezzogiorno aveva cominciato a riversare neve sulla terra. La radio prometteva altri 20, forse 30 centimetri e cantava Osanna alle precipitazioni. Il grande dio degli sciatori del Colorado. Seduta in camera da letto a sferruzzare una sciarpa, Wendy pensava tra sé che sapeva fin troppo bene cosa potessero farsi negli sciatori di tutta quella neve. Sapeva fin troppo bene dove avrebbero potuto cacciarsela. Jack era in cantina per controllare le caldaie del calorifero e dell'acqua. Per lui quei controlli erano diventati una sorta di rituale da quando la neve li aveva imprigionati all'albergo e dopo aver constatato che tutto procedeva a dovere, aveva vagabondato al di là dell'arco, avvitato la lampadina che pendeva dal soffitto e si era seduto su un vecchio sgabello da campo coperto di ragnatele. Sfogliava i vecchi incartamenti e mentre leggeva si passava continuamente il fazzoletto sulla bocca. Quella vita tra quattro mura gli aveva cancellato dalla pelle la bronzatura autunnale. E mentre se ne stava là seduto, curvo sui fogli ingialliti e crepitanti, i capelli di un biondo rossiccio che gli ricadevano disordinatamente sulla fronte, aveva un'aria un poco spiritata. Aveva trovato certe strane cose infilate in mezzo alle fatture, alle polizze di carico, alle ricevute. Cose inquietanti. Una maledetta striscia di carta. Un orsacchiotto smembrato che forse era stato fatto a pezzi. Un foglio appallottolato di carta da lettere da signora, color violetto, con un'ombra di profumo che ancora ne emanava lieve sotto la muffa degli anni, un appunto iniziato e non concluso, tracciato con un inchiostro azzurro sbiadito. «Carissimo Tommy, contrariamente a quanto avevo sperato, quassù non riesco a pensare con chiarezza. A noi, intendo dire, e a chi altri se no. Ha ha. Ci sono cose che continuano a intralciarmi». Ho fatto strani sogni a proposito di cose che ruzzolano nella notte. Puoi crederci e... Tutto qui. Il biglietto era datato 27 giugno 1934. Aveva scovato un fantoccio che aveva l'aspetto di una strega o di un mago. Qualcosa con lunghi denti e un berretto appuntito, comunque. Era stato infilato, circostanza abbastanza sorprendente, tra un fascio di bollette del gas e un altro di ricevute relative a certe forniture di acqua di Vichy. E poi qualcosa che aveva l'aria di essere una poesia, scarabocchiata sul retro di un menù con una matita scura. Medoc, barra, ci sei, barra. Ho fatto di nuovo la sonnambula, mio caro, barra. Le piante si muovono sotto il tappeto, punto. Niente data sul menù e nessun nome in calce alla poesia, ammesso che di una poesia si trattasse. Danny era di nuovo ritto davanti alla porta della camera 217. Aveva in tasca la chiave universale. Fissava la porta con una sorta di avidità ipnotica e la parte superiore del suo corpo pareva trasalire e vibrare sotto la camicia di flanella. Canticchiava sottovoce, un po' stonato. Non aveva voluto venire, non dopo la faccenda dell'estintore. Era terrorizzato all'idea di rimettere piede in quel posto. Era terrorizzato all'idea di aver di nuovo sottratto la chiave universale disobbedendo al padre. Eppure, aveva voluto venire lì. La curiosità tanto va alla gatta al lardo che ci lascia lo zampino, però la soddisfazione è tale che ci ritorna. Era come una sorta di tormentoso canto delle sirene che gli risuonava nel cervello e non si lasciava placare. E poi il signor Halloran non aveva forse detto «Non credo che qui ci sia qualcosa che possa farti del male». «Hai promesso». «Le promesse sono fatte apposta per essere infrante». A quell'idea sobbalzò. Era come se quel pensiero fosse venuto dall'esterno, simile a un insetto ronzante colmo di basse lusinghe. «Le promesse sono fatte apposta per essere infrante, mio caro Redrum, per essere infrante, fracassate, frantumate, spappolate col martello. Avanti!» Il suo nervoso canticchiare sfociò in un basso canto atonale. «Lulu, me la batto dalla mia Lu, me la batto dalla mia Lu, il mio tesoro!» «Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, mio caro Redrum, Redrum, mio caro, ma la soddisfazione è stata tale che ci torna sana e salva, dalla punta dei piedi alla testa calva, dalla testa alla terra fiorita di Malva, era sana e salva, lui sapeva che quelle cose...» «Sono come illustrazioni che mettono un po' di paura, ma non possono farti alcun male, ma... oh mio Dio!»
Che grandi denti hai, nonna! E quello è un lupo vestito da barba blu! Oppure un barba blu vestito da lupo! Io sono così! Contento che me l'abbia domandato, perché tanto va la gatta lardo che ci lascia lo zampino, ed era stata la speranza di soddisfare la curiosità che l'aveva portato. Su per il corridoio, camminando con passo leggero sul tappeto blu, simile a una giunga intricata, si era fermato accanto all'estintore, aveva ricollocato il beccuccio di ottone nel suo telaio e poi l'aveva stuzzicato ripetutamente col dito. Il cuore che gli batteva forte, bisbigliando: «Avanti, fammi male, avanti, fammi male, stronzo pidocchioso, non ce la fai, eh?» «In ritardo! Sono in ritardo!» disse il coniglio bianco. Il coniglio bianco. Sì, ora c'era un coniglio bianco, là fuori, vicino al campo giochi. Una volta era verde, ma adesso era bianco, come se qualcosa l'avesse più volte spaventato durante le notti di vento e di neve e ne avesse causato l'invecchiamento. Danny cavò di tasca la chiave universale e la infilò nella toppa. «Lo!» Il coniglio bianco si stava recando a una partita di croquet, la partita di croquet della dama rossa di cuori, cicogna al posto delle mazze, porco spini al posto delle palline. Sfiorò la chiave, lasciandovi rigirar sopra le dita. Aveva il capo dolorante, girò la chiave nella toppa e la serratura scattò all'indietro senza opporre resistenza alcuna. «Toglietevi la testa! Toglietevi la testa! Toglietevi la testa!» «Questo gioco non è il croquet, anche se le mazze sono troppo corte, questo gioco è...» Tac! Boom! Dritto attraverso il cancellino. «Toglietevi la testa!» Danny aprì la porta. Si spalancò docilmente, senza il minimo cigolio. Danny si trovava appena oltre la soglia di un'ampia camera da letto-salotto. E sebbene la neve non fosse ancora giunta fin lassù, i cumuli più alti arrivavano a circa 30 centimetri sotto le finestre del secondo piano. La stanza era buia perché 2 settimane prima papà aveva chiuso tutte le imposte della finestra panoramica che dava a occidente. Danny indugiò nel piccolo corridoio d'ingresso, annaspò con le mani contro la parete destra e trovò la piastrina dell'interruttore. Si accesero 2 lampadine in un lampadario di cristallo intagliato che pendeva dal soffitto. Danny si inoltrò nella stanza e si guardò attorno. Il tappeto era alto e soffice, di un tenero color rosa. Riposante. Un letto matrimoniale con un copriletto bianco, una scrivania. Vi prego, ditemi, perché un corvo è simile a una scrivania? Accanto alla grande finestra sprangata, durante la stagione di apertura, lo scrittore perseverante: «Mi diverto pazzamente, vorrei proprio che avessi FIFA anche tu!» Poteva avere una splendida vista delle montagne da descrivere a quelli che erano rimasti a casa. Si inoltrò ancora di più nella stanza. Non c'era niente. Assolutamente niente. Era una stanza vuota, fredda, perché papà quel giorno riscaldava l'ala est. Uno scrittoio, un armadio, l'anta aperta a mostrare un grappolo di gruccia d'albergo, del tipo che non si può rubare. Una Bibbia su un angolo del tavolo. Sulla sinistra si apriva la porta del bagno, interamente occupata da uno specchio che rifletteva la sua immagine dal volto pallido come un cencio. La porta era socchiusa e... Danny guardò la sua immagine riflessa nello specchio che lentamente faceva cenno di sì. Sì. Ecco dov'era. Là dentro. Nel bagno. La sua immagine riflessa avanzò, quasi volesse evadere dallo specchio. Protese la mano, la premette contro la sua. Poi si allontanò angolarmente quando la porta del bagno si spalancò. Danny si affacciò a guardare. Una stanza lunga, antiquata, che somigliava a certe vecchie carrozze ferroviarie. Il pavimento rivestito di minuscole piastrelle bianche esagonali, la tenda della doccia, il water, la vasca con le zampe leonine. Danny entrò nel bagno e si accostò alla vasca come sospinto da una forza estranea, come se tutta quella faccenda fosse uno dei sogni che gli aveva portato Tony, una forza che gli diceva che forse avrebbe visto qualcosa di bello quando avesse sollevato la tenda della doccia, qualcosa che papà aveva dimenticato o che la mamma avesse perso, qualcosa che li avrebbe resi entrambi felici. Così sollevò la tenda.
La donna nella vasca era morta da un pezzo. Era gonfia e violacea, e il ventre gravido di gas si sollevava oltre la superficie dell'acqua fredda, orlata di ghiaccio, simile a un isolotto carnoso. I suoi occhi erano fissi in quelli di Danny, vitrei e immensi, simili a biglie. Sogghignava, le labbra cianotiche, stirate in una smorfia, i seni ballonzolavano, i peli del pube galleggiavano sull'acqua, si artigliava con le mani ai bordi zigrinati della vasca e le mani parevano chele di granchio irrigidite. Danny volle strillare, ma il suono non gli uscì dalle labbra. Rigirandoglisi dentro, sempre più dentro, ricadde nel suo buio come una pietra in un pozzo. Si ritrasse di un passo, barcollando, mentre udiva i tacchi delle scarpe battere sulle bianche piastrelle esagonali. La donna si stava levando a sedere, sempre sogghignando, le grosse biglie degli occhi fissi su di lui. Si levava a sedere, il palmo morto delle mani strideva sulla porcellana, i seni oscillavano come vecchi palloni screpolati, si udiva il suono lieve delle piccole lastre di ghiaccio che si spezzavano. La donna non respirava. Era un cadavere, era morta da molti anni. Danny si voltò e corse, varcata ad un balzo la porta del bagno, gli occhi che parevano schizzargli dalle orbite, i capelli ritti come gli aculi di un porcospino che stia per essere trasformato in una palla sacrificale, Crockett oppure Rock, la bocca aperta incapace di emettere un grido. Andò a urtare con violenza contro la porta esterna del 217 che adesso era chiusa, si mise a martellare con i pugni contro l'uscio senza capacitarsi che non era chiusa a chiave e gli sarebbe bastato girare la maniglia per uscire. La sua bocca lanciava gridi assordanti, la porta non si apriva, non si apriva, non si apriva, non si apriva! E allora gli giunse la voce di Dick Halloran, così subitanea, inaspettata, così calma, che le sue corde vocali bloccate si aprirono e Danny prese a singhiozzare debolmente, non per la paura, ma per misericordioso sollievo. Non credo che possano farti del male. Sono come illustrazioni in un libro. Chiudi gli occhi e spariranno. Abbassò le palpebre di scatto. Serrò le mani a pugno. Arcuò le spalle nello sforzo della concentrazione. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è assolutamente niente di qui. Non c'è niente. Passò qualche tempo. Danny cominciava a rilassarsi. Cominciava appena a rendersi conto che la porta doveva essere aperta e che lui avrebbe potuto uscire. Quando le mani turgide, fradice da anni, maleodoranti di pesce marcio, gli si chiusero mollemente attorno alla gola e lui si vide costretto a girarsi e si trovò a fissare lo sguardo sul volto morto e paonazzo